Va bene, a questo punto ne approfittiamo un pochino più rapidamente per vedere gli stadi amplificatori con FET invece che con bipolari. Oh, la prima cosa di cui dobbiamo parlare in realtà è la polarizzazione dei FET. Analogamente a quello che abbiamo fatto per i bipolari. Allora, anche per i FET in realtà vale il discorso della polarizzazione a quattro resistenze. Come tipo di polarizzazione più pratica. Per quale motivo? Beh, in realtà quali sono le cose da cui mi devo in qualche modo difendere meglio in un FET? Ma essenzialmente sono due, io posso avere una variazione significativa di tensione di soglia. Robusta rispetto alla variazione di tensione di soglia e in misura minore probabilmente anche del K, del coefficiente nella caratteristica di uscita. Quello è l'aspetto principale. Ora, non andiamo in questo caso a fare l'analisi completa del tipo che abbiamo fatto per il bipolare, però almeno due aspetti cerchiamo di tenerli presenti. Quindi, che cosa vuol dire? Dobbiamo fare in modo che anche quando VTH e K varino, il punto di riposo nelle caratteristiche di uscita sia pressoché costante, quindi che la corrente di drain nella VDS non cambino molto. Allora, per vedere questo aspetto è utile disegnare qua l'espressione della tensione alla maglia d'ingresso. Allora, la tensione sul gate, vedete, è data da questo partito di resistenze perché la corrente di gate è nulla, quindi R1 e R2 sono in serie e quindi VG è uguale a R2 diviso R1 più R2 per VCC. D'accordo? A questo punto io posso scrivere l'equazione alla maglia d'ingresso che è VG uguale a VGS più RS per i per ID è la corrente che passa sia il drain sia il source, sono esattamente uguali. Va bene, vale questa espressione. Quindi questo VG, questa qui è una retta sulle transcaratteristiche, una retta di carico. Disegniamo le transcaratteristiche, questa è ID, questa qui è VGS, d'accordo? Le transcaratteristiche sono fatte in questo modo. Sopra per tensioni VGS maggiori della tensione di soglia un andamento parabolico. Questo è KVGS meno VTH al quadrato. Per tensioni più piccole VTH la corrente è praticamente nulla. Allora, questa espressione qui è su questo piano una retta di carico che possiamo disegnare se facciamo prima il calcolo degli intercetti. Allora, quando ID è uguale a 0, VGS è uguale a VG. Va bene? Quindi, per esempio, è questa. Quando invece
VGS uguale a 0, ID è uguale a VG su RS, quindi è per esempio questo valore qua. E questa è la retta di carico. Questo qui di conseguenza è il punto di riposo. Ok? Le variazioni mi causano un effetto di questo tipo, mi fanno spostare la tensione di soglia oppure mi fanno variare leggermente la concavità. Allora, quindi potete vedere che se si sposta la tensione di soglia, cioè se si sposta, se cambiando il componente cambia la tensione soglia oppure è diversa da quella che io mi aspettavo, il punto di riposo mi viene leggermente diverso. Va bene? Questo si capisce bene. Come si fa a mantenere il punto di riposo il più possibile indipendente da queste variazioni? La risposta è abbastanza semplice. Io per mantenerlo il più possibile indipendente devo cercare di avere la retta il più possibile orizzontale. Idealmente la vorrei orizzontale, per averla orizzontale dovrei avere RS infinito, VG il più alto possibile. Nella pratica io non potrò ottenere una cosa del genere, però mi conviene avere RS alta in modo da diminuire la pendenza di quella retta e VG alta in modo da spostarmi e portarmi una retta di carico il più possibile orizzontale. Quindi, se VG e RS sono alte, il punto di riposo è più robusto. Robusto in che senso? Nel senso di robusto rispetto alle variazioni, varia meno se ci sono variazioni forti. Anche per quanto riguarda la VDS, io posso scrivere l'espressione questa è VD, questa è VS alla maglia di uscita, VCC è uguale a VDS più ID per RD più RS. Vedete, a quel punto, se ID è rimasta all'incirca costante, anche VDS rimane costante. Quindi il punto di riposo sulle caratteristiche di uscita non si sposta. Chiaro? Quindi è lo stesso discorso che abbiamo fatto per il bipolare e anche la risposta è la stessa, cioè dobbiamo avere almeno quelle quattro resistenze, abbiamo bisogno della resistenza su RS per alta per avere questa retta con bassa pendenza. R1 e R2 ci servono perché VG deve essere effettivamente abbastanza alto e l'RD ci serve per aggiustare la VDS, quindi abbiamo bisogno di tutte e quattro queste resistenze. D'accordo? Quindi il risultato è che anche per i FET si preferisce adoperare quel circuito di polarizzazione a quattro resistenze. Ecco, adesso una volta vista la polarizzazione, vediamo gli stadi amplificatori. Allora, partiamo dallo stadio common source, cioè source comune. Viene indicato anche con CS. Mettiamola direttamente con RS. Questo assomiglia molto come tipo di circuito allo stadio emettitore comune con resistenza sull'emettitore, come vedrete bene, perché immaginatevi, abbiamo la polarizzazione a quattro resistenze come per il transistore. Poi abbiamo l'ingresso sul gate attraverso un generatore, chiamiamolo VI e RI. CG, la capacità di accoppiamento del generatore al gate. La tensione la preleviamo, questo è drain. La tensione la preleviamo sul drain. E la portiamo a un carico attraverso un'altra capacità di accoppiamento.
chiamiamola CD, e poi facciamo un bypass di una resistenza, di una parte della resistenza di source, con una capacità di bypass CS. Quindi CG e CD sono capacità di accoppiamento, e CS è una capacità di bypass. Questo qui è il generatore di ingresso. C'è anche il caso di common source senza resistenza sul source per le variazioni, e questo chiaramente si ottiene come caso particolare di questo circuito. Insomma, se RS1 è nullo e viene bypassata quindi tutta la resistenza, ritorna al caso senza RS. Allora, facciamo il calcolo dell'amplificazione come abbiamo visto finora. Dobbiamo disegnare quindi il circuito per il piccolo segnale. Che è fatto così: abbiamo il generatore di ingresso VI con la sua resistenza RI. Questo è il gate del transistore. Da gate a massa, qui c'è una resistenza RG che diciamo è il parallelo di R1 e R2. Poi abbiamo qua il source. Da source a massa per le variazioni c'è la RS2. Come l'ha chiamata? 1, 2. 2. Questo è il drain, quindi questa è VGS. Tra drain e source c'è un generatore di corrente GM VGS, in parallelo una resistenza RO, e poi c'è una RD parallelo RL. Chiaramente siamo a cosiddetta situazione di centrobanda, quindi i generatori, le capacità di accoppiamento e di bypass sono un corto. La tensione di uscita la prendiamo qua. Va bene. Allora, come procediamo? Facciamo il calcolo dell'amplificazione complessiva. Abbiamo chiaramente la tensione VG, che è una partizione di VI, è RG diviso RI più RG. E poi possiamo scrivere l'espressione alla maglia d'uscita. Per quanto riguarda l'espressione alla maglia di uscita, adoperiamo quello stesso stratagemma che abbiamo già adoperato una volta, cioè trasformare l'equivalente di Norton in un equivalente di Thevenin. Quindi qui mettiamo un generatore, disegno soltanto la maglia di uscita, un generatore di tensione che è GM VGS per RO, in serie alla resistenza RO, e poi c'è RD parallelo RL. Quindi qui noi possiamo calcolare questa corrente, che è la corrente di drain. Questa corrente sarà ID uguale a GM VGS per RO diviso RS2 più RO più RD parallelo RL.
Allora, qui per comodità mi conviene scrivere le cose in modo leggermente diverso e cercare di ricordarmi che cos'è VGS. VGS è VG-VS. VG l'ho scritto qua. VS, VG è questo per array. VS è ID per RS2. Quindi scriviamo di nuovo l'espressione portando a numeratore questa frazione, no? Quindi moltiplichiamo per questo termine, viene RS2 più RO più RD parallelo RL per ID uguale a GMRO per VG meno ID per RS2. A questo punto posso portare in evidenza ID e ricavare ID rispetto a VG, che è quello che voglio. Ok? Quindi mi viene D uguale a VG per GMRO diviso tutto il resto. Allora, facciamo ID uguale abbiamo detto GMRO GM RO per VD diviso, qui c'è RS1 RS2 che compare due volte qua e moltiplicato per GMRO, quindi me lo ricordo. RS2 per 1 più GMRO. Più RO più RD parallelo RL. Torniamo indietro, ricontrolliamo. RO più RD parallelo RL. Una volta che abbiamo ID, V sarà uguale a ID per RD parallelo RL col segno meno. Quindi V è uguale a meno ID che moltiplica RD parallelo RL. Quindi ho qui, questo qui è GS, è VG, non VD. Quindi ricapitolando, ho trovato VD in funzione di ID, ID in funzione di VG, VG in funzione di VI ce l'ho, quindi a questo punto posso calcolare l'amplificazione. La VU, tensione d'uscita, rispetto alla tensione d'ingresso, perché ho tutti i pezzi, quindi devo mettere meno RD parallelo RL, che moltiplica al posto di ID, sostituisco questo, GMRO diviso RS2 per 1 più GMRO più RO più RD parallelo RL. Poi al posto di VG sostituisco RG diviso RG più RI per VI, ma poi diviso, quindi questo non c'è più. L'amplificazione è questa. Ok, dunque qui c'è da fare un'osservazione soltanto che se RS2 è abbastanza grande, può dominare il denominatore. Vedete, perché c'è un fattore non piccolo, che è questo GMRO, che ha lo stesso ruolo all'incirca che ha l'HFE nel bipolare. Insomma, è un numero grande, non così grande come l'HFE, ma magari 20-30 riesce a valere lo stesso anche in un FET. Per cui, se effettivamente RS2 diventa grande rispetto alle altre resistenze,
che ci sono nella serie, la cosa si può semplificare, perché io posso dire, va bene, allora sapete che nel denominatore conta praticamente solo il termine che moltiplica per gmRO. A questo punto trascuro tutto il resto, il termine che moltiplica per gmRO lo semplifico col termine superiore e mi rimane soltanto un rapporto di resistenze. Mi rimane soltanto AV è uguale a meno RD parallelo RL diviso RS2 per RG diviso RG più RI. Questa è praticamente la stessa cosa che abbiamo visto per l'amplificatore emettitore comune con resistenza sull'emettitore, no? È lo stesso effetto. A un certo punto, se la resistenza qui sul source, nell'altro caso nell'amplificatore c'è, sull'emettitore era abbastanza grande, spariva la dipendenza dal transistore. Vedete, non c'è più nessun termine che dipende dal transistore, dall'interno del transistore. L'amplificazione diventa soltanto una funzione delle resistenze che ho messo intorno. Questo avveniva anche nell'amplificatore RE con CE con resistenza sull'emettitore. Ed è importante perché mentre i parametri interni del transistore possono dipendere molto dal componente, dalla temperatura, insomma, da tanti aspetti molto variabili, il valore delle resistenze che si mette intorno non dipende molto. Può essere molto più facilmente controllato. Per cui in questo caso riesco ad avere per la polarizzazione un punto di riposo robusto rispetto alle variazioni, ma anche un'amplificazione in questo caso robusta rispetto alle variazioni. Ok? Qui ho un'amplificazione che è un rapporto di resistenze, le resistenze più o meno sono tutte uguali, variano insieme per esempio con la temperatura, quindi il rapporto praticamente non varia. Immaginate, se anche tutte variassero con la temperatura con un certo range di un più 20%, la V sarebbe invariata, perché il rapporto certamente non cambia. Ok, quindi ripeto, l'analogia più stretta rispetto a quello che abbiamo visto finora dello stadio common source con resistenza sul source è lo stadio emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Ok, visto che ci siamo, si può guardare anche l'altro caso particolare, quello in cui RS viene completamente bypassata, no? E cosa succede? Se RS viene completamente bypassata, abbiamo AV uguale a meno GmRO che moltiplica RD parallelo RL e diviso RO più RD parallelo RL per RG diviso RG più RI. Ho questa roba qui, è praticamente meno GM che moltiplica RO parallelo RD parallelo RL per RG diviso RG più I. Vedete, viene più grande il modulo perché ho eliminato un termine che poteva essere grande a denominatore. Denominatore avevo RS2 per 1 più GmRO, quello l'ho annullato, quindi l'amplificazione è cresciuta, però contemporaneamente mi è venuta una dipendenza dai parametri interni del transistore, in particolare questo GM. Quindi AV è più alta, più grande. Più grande, chiaramente in modulo il segno è sempre negativo, ma dipende dai parametri interni del transistore.
che hanno. Alta variabilità. Ok, ho fatto questo, vediamo le resistenze d'ingresso e d'uscita. La resistenza d'ingresso è facile perché torniamo un attimo indietro, più indietro. Ecco, circuito per il piccolo segnale. La resistenza d'ingresso è facilissima, vedete, è quella che si vede qua, mettendo un generatore d'ingresso ideale, è chiaramente esultante RG. Quindi lì il conto è molto facile da fare. Per quanto riguarda la resistenza d'uscita, probabilmente ci conviene fare di nuovo il calcolo come abbiamo fatto l'altra volta, cioè con la tensione d'uscita a vuoto e la corrente d'uscita di cortocircuito, che possiamo prendere da qua, no? Perché vedete, la tensione d'uscita a vuoto non è nient'altro che questa tensione d'uscita mettendo RL a 0. Ok? E la corrente d'uscita di cortocircuito è la corrente che si ottiene da questa espressione mettendo RL a 0. Quindi ce l'abbiamo già qua tutte e due. Ok? Quindi torniamo un attimo indietro e proviamo a scrivere tutto rapidamente. Allora, prima abbiamo detto la Rin in un attimo è semplicemente RG. La Rout invece la calcoliamo come tensione di uscita a vuoto diviso corrente di uscita di cortocircuito. Calcoliamo i due termini. Quindi la tensione di uscita a vuoto è l'amplificazione che abbiamo calcolato prima, calcolata per RL che tende a infinito, quindi carico infinito, cioè a vuoto per VI. Questo è. Questa espressione ce l'abbiamo, adesso non la voglio ricopiare, ma insomma ce l'abbiamo. La tensione d'uscita di cortocircuito è la corrente che passa nel carico quando il carico tende a zero. Allora, io qui la potrei scrivere in questo modo: è il limite per RL che tende a zero della corrente che passa nel carico, che è V su RL. E quindi sarà il limite per RL che tende a 0, al posto di V posso scrivere AVVI, AV dipende da RL, VI no. Quindi questa è l'espressione. E quindi adesso posso fare le sostituzioni, quindi Rout sarà AV per RL che tende a infinito diviso AV per RL che tende a 0 moltiplicato per RL. No, RL sta dentro il limite. AV su RL per RL che tende a infinito. Allora, facciamo il calcolo, più o meno abbiamo già tutti i termini pronti, perché basta copiare da qua. Da qua, no? Allora, vediamo di semplificare un pochino il calcolo ricordandoci le cose che possiamo trascurare. Per esempio, c'è questo termine RG diviso RG più RI che andrà sia a numeratore sia a denominatore, quindi in pratica non conterà niente perché si semplificherà. E allora concentriamoci sull'altra parte di AV, la prima frazione. Allora, al numeratore devo mettere la parte con RL che tende infinito, che vuol dire che nel parallelo non conta. Quindi devo mettere GMRO RD col segno meno e poi il denominatore e faccio la prima parte. Quindi devo fare meno GMRO
RORD diviso RS2 per 1 più GMRO più RO più RD. Questo è il primo pezzo. Il secondo deve essere, lo posso fare in questo modo, beh, lo faccio così, guarda, faccio limite, lo riscrivo così qui, limite per RL che tende a infinito di AV, per limite, il denominatore lo giro al contrario, no? Per RL che tende a 0 di RL su AV. Quindi questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo devo fare limite per RL che tende a 0 di RL per 1 su AV. Allora AV è questa roba qua, vediamo un po' se lo AV è questo. Questo termine ho detto già che l'ho trascurato, mi rimane questo. Per RL che tende a 0 il parallelo va a 0, anzi, beh, andiamo per gradi, per RL che tende a 0 il parallelo va a RL, RD parallelo va all'RL, poi RL tende a 0, quindi nella somma sicuramente lo posso trascurare. Qua numeratore non lo posso trascurare perché altrimenti mi si doveva semplificare, no? Quindi qui posso mettere, mettiamolo per esteso, e nel limite questo va RL più RO più RS2 per 1 più GMRO, quindi abbiamo detto viene RO più RL più RS2 che moltiplica 1 più GMRO e qui c'è meno RL per GMRO. Quindi per ora sto tenendo conto del fatto che nel limite per RL che tende a 0 il parallelo di RD ed RL praticamente è RL. Ecco, adesso posso fare un minimo di semplificazioni e dire per esempio, bene, questa RL va via con questa RL e poi qui a questo punto quando vado a fare il limite questa RL se ne va da solo perché tende a 0, nella somma sparisce. Quindi con cosa sono rimasto? Sono rimasto con questi altri termini che anch'essi un po' si semplificano, no? Perché questo GMRO andrà via con questo GMRO e quindi mi rimane Rout uguale a, il meno va via col meno, quindi mi rimane RD per RO più RS2 per 1 più GMRO diviso RD più RO più RS2 che moltiplica 1 più GMRO. Quindi in pratica è il parallelo di RD con RO più RS2 per 1 più GMRO. La prima espressione in realtà ho scritto circa uguale, ma non è circa uguale esattamente, questo è rigorosamente vero, no? Cioè, la prima espressione è nient'altro che il parallelo di quelle due cose. Quindi qui che cos'è che bisogna notare? Che se RS2 sale, la resistenza sale, il minimo si ha quando RS2 è uguale a 0, perché praticamente viene soltanto RD parallelo RO. Quindi qui posso fare questa osservazione, se RS2 sale, allora Rout sale. Ok. Allora,
modo simile a come abbiamo visto per il bipolare, abbiamo anche un amplificatore common drain. L'amplificatore common drain ha il drain a comune della maglia di ingresso e di uscita, quindi l'ingresso si applica sul gate e l'uscita si preleva dal source. Quindi il circuito, beh, semplicemente è come prima la polarizzazione, ma non ha bisogno della resistenza sul drain. A questo punto io ho un prelievo al source della tensione. Applico qua VI per R ed RI e va bene, non ho bisogno di capacità di bypass. Quindi il circuito per il piccolo segnale mi viene molto semplice perché devo mettere dunque circuito di piccolo segnale a centrobanda. Quindi a centrobanda le capacità di accoppiamento le considero un corto. Ho qua la RG che è il parallelo di R1 e R2 e questa è la VI. Quindi il drain è a massa per le variazioni, quindi i generatori sono orientati in questo modo. GM VGS, dove VGS è questo. Quindi a questo punto ho RO che è tra drain e source, mi è finita in parallelo RS in parallelo RL. La chiamo R' per comodità, però sono finite tutte in parallelo, non è neanche importante poi il fatto di usare un nome comune per tutte. Mi sono finite tutte in parallelo, il circuito è piuttosto semplice perché VG è facile, è una partizione di VI. Ovviamente. Questa corrente. La corrente che scorre nel carico è la corrente di source, chiamiamola IS, e è GMVGS, e la VS è uguale a VU, quindi che cosa si può dire? Che allora, VU è uguale a GMVGS per questa resistenza, per RO parallelo RS parallelo RL, ma questa tensione qui è anche la tensione di source. Quindi VGS è uguale a VG, cioè VI per RG diviso RG più RI meno VS che è VU. Questo mi altera un pochino l'espressione, perché per ricavare VU in funzione di VI devo prendere questa espressione e sostituirla qua dentro. È quello che facciamo al prossimo giro. Quindi abbiamo che qua VU è uguale a meno GM che moltiplica RO parallelo RD parallelo RL per VGS, ma VGS è uguale a VI che moltiplica RG diviso RG più RI meno VS che è VU stesso. A questo punto posso ricavare VU su VI se porto tutto in evidenza.
Quindi qua mi viene V su V avrà un'espressione di questo tipo, meno RG diviso RG più RI. Poi qui c'è un GM che moltiplica RO parallelo RD parallelo RL, e poi a dividere c'è un 1 più, 1 è il coefficiente di V, più l'altro coefficiente di V che è GM RO parallelo RD parallelo RL. Sì, dovrebbe, no, deve venire un meno, quindi mi sa che c'è un altro. Vediamo un pochino se qui V è uguale a GM VGS, cosa ho fatto? Sì, no, mi deve venire, controlliamo un secondo i segni. Allora, questo segno è giusto, V è uguale a GM VGS per questa roba qui, ed è anche VS, sì, è anche VS ovviamente. VGS quindi è uguale a questa roba qua meno V. Ok, quando questo lo sostituisco dentro, ecco qui no, ci ho messo un meno e non ci andava. Quando ho copiato di là ho messo il meno davanti, non ci andava. Questo qui non c'erano più. Ok. Quindi qui e qui ci va un più, ok? Quindi questa è l'espressione finale. Quindi questa è l'amplificazione di tensione a V. Allora, cosa dovrete notare in questo caso? Si vedono due cose, che a V è positiva e che è per costruzione minore di 1. È la stessa cosa che abbiamo visto nello stadio a collettore comune. Perché anche, e la cosa è simile, perché anche qua se si riesce a fare il GM abbastanza grande e quelle resistenze anche abbastanza grandi, quelle frazioni si possono far venire molto vicine a 1. Ok, quindi per, come dire, matematicamente per costruzione a V è compreso tra 0 e 1, nella pratica si cerca di farlo molto vicino a 1. In pratica, si cerca di fare a V molto vicino a 1. In quel caso il circuito si chiama in italiano anche inseguitore di source. E in inglese si chiama ovviamente source follower. Perché se l'amplificazione tende a 1 vuol dire che la tensione di uscita praticamente insegue, è praticamente uguale, cioè insegue la tensione d'ingresso. Okay? Va bene, ci siamo quasi a completare gli stadi semplici. C'è da vedere di questo la resistenza d'ingresso e d'uscita. Quella d'ingresso è come il caso precedente, è uguale a RG, non c'è molto da aggiungere perché vedete, questo è il circuito d'ingresso, V e RI, c'è cioè RG soltanto. La resistenza d'uscita invece è un pochino più difficile da vedere. Questa si vede bene mettendo un generatore sull'uscita, ma si vede bene anche col solito metodo, a dire la verità, eh? Ma praticamente si vede bene anche col solito metodo. Facciamo col solito metodo, mi sa che è più semplice. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo, ok, aggiungiamo pagina, allora, resistenza d'uscita. Allora devo fare Rout uguale alla tensione d'uscita a vuoto diviso la corrente d'uscita di cortocircuito. Tensione d'uscita a vuoto sarà la V, il limite per RL che tende a infinito di AV per VI, diviso la corrente d'uscita sarà il limite per
per RL che tende a 0 di AV Pi, che è la tensione di uscita, diviso la RL, che è la resistenza del carico. D'accordo? Questa è l'espressione. In questo caso si vedeva bene anche mettendo il generatore di prova, ma insomma, tanto per completezza continuiamo così. Allora, se immaginate, io devo fare un rapporto di amplificazioni, quindi le cose che sono a comune le trascuro subito, tanto si semplificano. Per esempio questo partitore RG diviso RG più RI non conta niente. Da questa parte che cosa ho? Quando RL tende a infinito viene GM RO parallelo RD diviso 1 più GM RO parallelo RD. Questo me lo trovo. Bene, quindi mi viene qua GM RO parallelo RD diviso 1 più GM RO parallelo RD. Qui non lo guardo, tanto mi si semplifica tra sopra e sotto. Poi qua invece che cosa c'ho? AV diviso RL per RL che tende a 0. Allora, torniamo un attimo indietro, riguardiamo questa espressione. Per RL che tende a 0, che succede? Che il denominatore va a 1 e sopra ho GM RL, diviso RL mi rimane soltanto GM. Okay, quindi questo termine qui fa soltanto GM. E a questo punto, tra l'altro, c'è un'ulteriore semplificazione, cioè questo si semplifica con questo, e quindi quello che ottengo è Rout uguale a RO parallelo RD diviso 1 più GM RO parallelo RD. Che nei casi pratici vuol dire praticamente 1 su GM, perché questo GM RO parallelo RD è molto più grande di 1, quindi in parallelo questo mi viene. E quindi viene una resistenza d'uscita bassa in generale. 1 su GM spesso è una cosa dell'ordine di 10-50 ohm, quindi è piccolina. Che questo veniva bene anche facendo subito il grafico, no? Perché se io metto un generatore di corrente qua, un generatore di prova all'uscita, disegno la maglia di uscita per esempio, no? Devo mettere RO parallelo RD al posto dell'RL e metto il generatore di prova, no? Quando il generatore d'ingresso è spento anche il gate va a massa, quindi questo qui che è GMVGS, però stavolta prima era una transconduttanza, ma stavolta siccome il gate ha la stessa tensione del drain, questa transconduttanza GM in realtà diventa la conduttanza del blocco, no? Quindi è come se avessi una resistenza 1, più G, 1 su GM in parallelo a RO parallelo RD, che è esattamente quello che ho scritto sopra. Quindi anche senza fare il conto che abbiamo fatto sopra, VP su IP è uguale a 1 su GM in parallelo a RO parallelo RD, cioè quindi tutto in parallelo. Che vuol dire circa 1 su GM per i valori tipici che si hanno. Ok? Oh, questa è l'unica cosa da tenere, che può essere utile considerare. Queste transconduttanze, se per qualche motivo le tensioni loro capi la tensione di controllo diventa uguale alla tensione a capi del generatore, diventano delle conduttanze. Quindi questo qui, per cui posso trattarla come, cioè questa roba qua, in pratica, poiché VD e VG sono uguali, su GM e VGS si comporta esattamente come una resistenza di valore 1 su GM. Ok? Cioè siamo passati da una transconduttanza a una conduttanza. Ok? Allora, concludo soltanto facendo un ultimo riassuntino finale, qualitativo delle cose che abbiamo visto. Allora,
Noi abbiamo visto tre stadi. Separiamo il CS senza resistenza di source, il CS con resistenza di source e poi abbiamo il CD e abbiamo i tre parametri che consideriamo di solito. Amplificazione, beh, intrinseca a vuoto, non l'abbiamo calcolata, ma sappiamo come arrivarci, no? Basta mettere il carico a infinito e la resistenza d'ingresso del generatore, la resistenza serie del generatore nulla e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Allora, abbiamo ottenuto in tutti i casi qui una resistenza d'ingresso alta, che è praticamente RG. RG può essere alta quanto mi pare. In tutti e tre i casi la resistenza d'uscita era quella. Ok? La resistenza d'ingresso, la resistenza d'uscita, abbiamo detto, era molto bassa per il common drain, è circa 1 su GM. Era, diciamo, ecco, per distinguere qualitativamente, media per il common source e alta per il common source con resistenza sul source, perché vi ricordate, avevamo notato che quando aumento RS aumentava la resistenza d'uscita. Questo ci serve, l'espressione precisa ce l'abbiamo nei conti precedenti, negli appunti precedenti. Qua mi interessa soltanto fare vedere un po' le differenze. Per quanto riguarda l'amplificazione, qualitativamente che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che, beh, innanzitutto nel common source è di segno negativo, nel common drain è di segno positivo. Questo l'abbiamo visto. Poi abbiamo visto che nel common drain è bassa, perché vi ricordate è per forza compresa tra 0 e 1, però è alta per il common source e è media, diciamo, per il common source con resistenza sul source, perché abbiamo notato che aumentando la RS diminuiva l'amplificazione, diventava meno così sensibile alle variazioni, ma si riduceva di ampiezza. Di nuovo, lo scopo, l'uso di questa tabella è essenzialmente al momento della scelta del tipo di configurazione per un certo amplificatore che devo realizzare. Ad esempio, se mi serve un'impedenza d'uscita bassa, so cosa mi serve. Se mi serve un'amplificazione alta, so che non ha senso andare a fare uso del common drain, per esempio. Quindi, in questo modo io mi posso muovere. Se mi serve robusta rispetto alle variazioni, ma alta, allora mi conviene usare, per esempio, due stadi CS con RS invece di uno stadio CS che mi dà la stessa ampiezza dell'amplificazione, però me la dà molto più sensibile alle variazioni. Che poi chiaramente come utilizzare questo tipo di considerazioni, man mano che facciamo qualche esercizio più dettagliato si vedrà. Ok, ci fermiamo anche qua.